Cesare Alberti, un grande giocatore del Bologna che purtroppo al giorno d'oggi non è conosciuto da tutti, ma che meriterebbe più considerazione. Orfeo Orlando, grande tifoso del Bologna, non solo perché c'ha la maglia, grande tifoso vero, ha pensato bene di ricordarlo con un'operazione particolare e adesso ce la facciamo raccontare da Orfeo. Sì, mi sembrava giusto appunto rendere omaggio a questo grande calciatore, ai più sconosciuto, sicuramente alle giovani generazioni praticamente sconosciuto, ma anche a quelli della nostra età, un calciatore che ha avuto una storia straordinaria, finita anche in maniera tragica, ma non vogliamo svelare troppo perché questo verrà raccontato ovviamente nel nostro film. E grazie alla sceneggiatura di Marco Tarozzi, che appunto ha messo su carta e in scena quello che noi andremo a girare, noi speriamo di fare un lavoro che renda appunto omaggio a un calciatore che aveva una media gol straordinaria, tipo 70 partite, 50 passa gol, quindi quello che sarebbe oggi un emulo di Insigne, Higuain, Bob Vieri, insomma tutti, diciamo, Belotti, i marcatori, diciamo, che vanno per la maggiore al giorno d'oggi e che però per quegli strani incroci della storia del destino, ripeto, è un nome praticamente misconosciuto. La storia è molto bella anche perché evidenzia, diciamo pure, i grandi passi che ha fatto la medicina, nel senso che Cesare Alberti si fece male, questo lo possiamo dire, certo, al menisco, per quei tempi era quasi inguaribile come soluzione, e il Genoa ebbe l'intelligenza di prenderlo e dirgli: ti facciamo curare, vediamo se riesci, poi però giochi con noi. E lui giocò col Genoa, purtroppo per il Bologna. Perché? Perché tra l'altro, giocando con il Genoa nelle famose finali del 1925, che poi porteranno al primo scudetto del Bologna, lui fece gol proprio a Bologna, e fece uno dei gol che permisero al Genoa di vincere 2-1 allo Sterlino, beccandosi peraltro anche gli insulti dei suoi ex tifosi un po' ingrati, perché lui in realtà, gli fu dato del traditore, ma lui in realtà lasciò Bologna semplicemente perché il Bologna riteneva che lui non fosse più in grado di giocare, perché allora appunto, come avevi ricordato, il menisco era assolutamente inoperabile, quindi nessuna colpa da parte di Bonalberti, abilità da parte del Genoa e dei luminari che seguivano il Genoa di rimetterlo in piedi e restituirlo più forte di prima al campionato italiano. Una storia che sicuramente è interessante e che insegna anche in un certo senso a come si deve intendere lo sport puro, indipendentemente dalla maglia che si indossa, e quando uno dà il meglio di sé, fosse Genova, fosse Bologna, va solo applaudito. Assolutamente, un calciatore che, tanto per raccontare un aneddoto, tra un allenamento e l'altro, tra una partita e l'altra, lavorava in trattoria, una trattoria che ancora esiste in via degli Usberti a Bologna, con le sorelle, quindi smise la maglia rosso-blu, indossava il grembiule da cameriere, anche perché le sorelle non intendevano molto di coccolarlo per meriti sportivi, cioè serviva una mano nel locale, quindi Cesare si prestava ben volentieri. Una storia, ripeto, anche tragica, non svegliamo troppo, però anche tragica, perché questo personaggio al culmine della gloria subisce prima un grosso infortunio e poi appunto ha un finale molto, molto amaro, che appunto ci fa riflettere sulla differenza di questo calcio anche molto romantico di allora al calcio adesso, ahimè, molto molto meno romantico. Possiamo prendere uno spunto, nel senso che Bologna, ma non solo Bologna, ha avuto molti giocatori di grandissimo livello che però lavoravano, lo stesso Schiavio lavorava nella sua azienda, Perin faceva il pane tutti i giorni, Alberti lavorava in cucina, si dava da fare, quindi lavorare fa bene, e quindi certi cori, quando non giocano, andate a lavorare, servono solo per fargli migliorare. Assolutamente sì, i cori della curva sono molto propedeutici, tra le altre hai giustamente citato questi, ma ricordo anche Genovesi che faceva il macellaio, ciò non impediva a questi calciatori che hanno fatto, ripetiamo, tra l'altro la storia del Bologna, vincendo scudetti in serie, di lavorare al mattino e poi appunto, come ricordavi, come Perin, inforcare la bicicletta e andare, non so, in bicicletta da via da Piazza Malpighi sino allo Sterlino,
per giocare e ritornare poi in negozio magari a preparare il pane per il lunedì mattina, cioè esempi straordinari, adesso ovviamente irripetibili, che però potrebbero fare riflettere i giovani calciatori di oggi, insomma un po' troppo alle volte coccolati e viziati. Un'altra cosa, diciamo pure irripetibile, era che molti giocatori del Bologna si andavano a allenare prendendo il tram e chiacchieravano amabilmente con quelli che erano in tram con loro, cosa che al giorno d'oggi è impensabile. Sì, c'era un intendere il calcio, lo sport in maniera molto, diciamo così, umana, molto vicino alla gente, e non è perché si era all'inizio del secolo scorso che le partite fossero meno seguite, anzi gli stadi erano sempre pieni nonostante il calcio fosse iniziato da pochi decenni, però avevano un seguito straordinario proprio anche perché era inteso come un vero gioco popolare e i calciatori stessi avevano il piacere di diciamo così mischiarsi con la gente senza nessun tipo di altezzosità o di distacco. Questa è una cosa che favoriva sicuramente l'interazione tifoso calciatore. Una cosa penso fondamentale anche nel lavoro appunto che farai su Cesare Alberti è il fatto che viene raccontato non solo un giocatore ma anche la Bologna di quei tempi, degli anni 20, che è bellissimo perché anche i ragazzi del giorno d'oggi che non hanno la minima idea di come si vivesse allora, guardando la vita di questi campioni, che peraltro non facevano niente di particolare, tutt'altro, erano molto disponibili, si renderanno conto di come si viveva appunto negli anni 20 a Bologna. Sì, vivere in maniera sicuramente con delle difficoltà di quelle che potevano essere anche la vita di 100 e passa anni fa, però un vivere molto più spontaneo, molto più prendere anche le cose in allegria, e si lavorava, si faticava, però c'era anche il gusto di divertirci, quello che in questi tempi invece purtroppo un po' abbiamo perso.